rimuoverò il tuo addio, spostando gli abiti e le scene. Farà bene. Mi farà bene. Fabrizio Brugnoni vi attende nella sua showroom di via Nettunense 23-25. Troverete strumenti musicali, editoria, accessori e tanti pianoforti. Accordature e restauri, ma anche vendita. Da Brugnoni Pianoforti, 06-93-54-7715. Per maggiori informazioni www.brugnonipianoforti.com. Brugnoni è anche scuola di musica, omaggi e trattamenti particolari per i telespettatori di Iceberg News. Scuola di Cinema di Roma, corsi di formazione per il cinema e la televisione, recitazione cinematografica, regia, ripresa, montaggio, produzione. Scuola di Cinema di Roma, per entrare nel magico mondo del cinema e della televisione. Scuola di Cinema di Roma, via Panisperna 101, chiama allo 06 4815 676, manda un'email a info@scuoladicinema.it. Ed eccoci rientrati in studio, Iceberg News, sempre più veloci, sempre più carichi di emozioni. Non lo so, ma comunque io ogni volta che vedo il video di Fabrizio Emigli mi emoziono perché mi piace tanto, non posso fare a meno di non dirlo, e finalmente lo abbiamo qua in carne e ossa. E grazie. Abbiamo fatto di tutto, però ci siamo carne riusciti. Carne e ossa, molta carne, poche ossa. Ci siamo riusciti. Allora, tanto Fabrizio, io vorrei che tu raccontassi un po' ai nostri amici a casa. Chi è Fabrizio Emigli? Così le pillole, come diceva prima Marino, della tua vita. Diciamole perché sono interessanti. Ma raccontarmi, io credo che Fabrizio Emigli sia una persona che fa fatica a raccontarsi e lo fa attraverso, sta tentando di farlo attraverso le sue canzoni, attraverso le immagini, perché ha difficoltà veramente a raccontare quello che è, le sue sensazioni, le sue emozioni. E lo faccio attraverso i testi delle canzoni più che altro, più che le musiche, insomma, sono testi che vengono fuori da esperienze di ogni giorno, di vita e di vita vissuta, di sofferenze, di gioie, quindi non so quanto ci riesca, ma è quello che sto tentando di fare. Racconto anche la storia, la vita che sto frequentando e percorrendo, e lo faccio attraverso le canzoni, ma anche attraverso un po' le immagini, la mia attività di grafico che tu conosci abbastanza bene, insomma. Quindi è questo, è un tentativo che va avanti nel tempo e sta a un certo punto, quindi credo a metà della mia vita, spero almeno. Questo. Grazie, ma stavo notando la regia che stava riproponendo un po' l'immagine. Le belle immagini. Tra l'altro sono molto legato a questo video, perché devo nominarli il regista, che è Ico Fedeli e Giovanni Piccirillo, che hanno fatto, credo, certo, un gran bel lavoro. Un video che è dal quale poi è partito il disco che hai tra le mani, quindi da questo video, fatto in amicizia, fatto perché anche gli altri amici sono stati spinti da una situazione emozionale, quindi mettiamo su. Rendiamo in immagine quello che tu hai reso nel testo e con la musica. Certo. E poi da lì è partito il disco e ho scritto altre canzoni e poi, certo, il prodotto che c'hai adesso tu in mano è il certo, infatti, del... infatti stavamo appunto parlando di Stelle in Eccedenza, che è il tuo ultimo lavoro discografico che io ho tra le mani, ma che la regia prontamente ci far vedere un po' meglio. Eccolo qui, Stelle in Eccedenza. Carinissima la copertina, ma come hai già detto è tutta opera tua, perché tu sei un maestro delle immagini, cioè insomma si vede questa cosa, ma si vede e si nota anche questo legame con le immagini che hai avuto anche in un particolare periodo della tua vita, perché hai avuto a che fare con il cinema e anche con un grandissimo
autore. Sì, non conoscevo direttamente, perché ho avuto la fortuna molti anni fa di fare un brano per un film della Warner che era Aspettando l'alba, mi sembra. Da lì poi la proposta di scrivere i testi in italiano per il film La fabbrica del cioccolato, che ho anche tra l'altro cantato, l'intera colonna sonora del film, tutti i nanetti, un palumpa, hanno la mia voce, quindi 164 nanetti del film La fabbrica del cioccolato hanno la mia voce. E i testi in italiano sono stati adattati da me. Dopo quello poi ho fatto anche La sposa cadavere e altre esperienze più piccole nel cinema. E anche lì stesso discorso, cerco di raccontarmi anche attraverso un film e dei testi che forse c'entrano apparentemente poco con me. Ma in realtà ogni volta che una persona si esprime, come prima parlava Francesca, tra l'altro bravissima, attraverso il corpo, attraverso il linguaggio dei testi, attraverso la musica, cerca di raccontare un po' se stesso e il mondo che in questo momento ci sta intorno e percorriamo ogni giorno. Certo, certo. E... ti sento emozionato dal video. Cioè, le domande che mi sorgono spontanee, come si dice, sono tantissime, ma noi stiamo viaggiando sempre con ritmi impossibili, specialmente qua in SBR News. Ma il tuo timbro è nato così o il tuo timbro vocale? O l'hai forgiato? Perché è particolare, è molto carico di emozioni e molto bello. Hai fatto qualche studio particolare? Assolutamente no, non ho mai studiato. Mi piace molto cantare, lo faccio da quando ero bambino, prima ancora di scrivere. Naturale? Naturale, sì. Non fumo, non faccio nessun tipo di... anzi, prendo molto freddo, prendo molta acqua, sudo molto, quindi non... in realtà faccio quello. Non... La natura ti ha dotato di questa bella voce. Di questo rauchino. E invece i testi che sono così veramente... belli, non è facile scrivere come scrivi tu, cioè rendi poesia una situazione di vita, anche lì è tutta sgorga così spontanea. Ma sì, io ripeto, parlare dei miei testi è difficilissimo, credo che siano frutto di un po' di libri letti, di un po' di storie ascoltate, io sono molto curioso delle persone, quando qualcuno parla, mi racconta la sua vita, sono molto attento. E cerco anche lì di rubare, filtrare le storie sentite attraverso la mia testolina, attraverso l'anima e lo spirito e renderle poi testi scritti. Quindi questo è quello che cerco di fare. Ho i miei padri putativi, che sono i grandi cantatori italiani, quelli stranieri, il grande Dylan su tutti, De Gregori, De André, vedo intanto un po' di gente che si avvicina. Sì, perché io volevo un po' così concludere questa piacevolissima serata di SBR News. Posso tutti chiedere insieme solo una cosa da Fabrizio? Come no, certo. La tua esperienza col Folk Studio. Grazie per la domanda, perché è un locale, uno spazio a cui sono molto legato. Io frequentavo il Folk Studio a Trastevere, che era una splendida cantina dove passarono appunto i vari Dylan, De Gregori, Venditti. E poi ho la fortuna anche di diventare il direttore artistico dello Spazio Giovani. Locali come quello in Italia non esistono più, credo. Il compianto Giancarlo Cesaroni, che per me è stato un padre, un secondo padre, fece un lavoro veramente dove non c'entrava niente nel guadagno facile, nella la commerciabilità di un brano, di un artista. Ma la cosa importante era appunto montare su quel palco, su quella sedia rossa, e esibirsi e rispettare il più possibile il pubblico che non parlava, non beveva e non mangiava mentre l'artista si esibiva. Bellissimo. Questo era il Folk Studio. Bellissimo, si sono persi quei tempi, mannaggia. Un po' sì. Ma tu sei una persona che li sta facendo rivivere, speriamo di riuscire. È difficilissimo, ma ce la fa. Allora, intanto ascoltatevi il disco, andate a cercarlo, reperitelo. Abbiamo dimenticato due cosette, ma tanto è un contatto che tutti possono fare. Il contatto sito internet di Francesca, che c'è, www.francescasani.it. E chiaramente il contatto internet di Fabrizio, che è www.fabrizioemigli.it. Ok, visto che siamo in sequenza di indirizzi, allora permettimi di ricordare anche come poter accedere alla opportunità che noi offriamo ai filmmaker italiani, cioè di partecipare alla nostra rubrica Torto, cortometraggio in TV, che realizziamo grazie alla collaborazione con 35 mm, il mensile che trovate nei migliori cinema, il Free Press, e con Roma C'è, che a Roma è il settimanale di culto per chi vuole conoscere cosa accade nella città. E Torto, per inviare i cortometraggi ad SBR News dovete mandarli a Marino Midena, casella postale 4205, Roma Appio 00182, naturalmente a Roma.
Ricordo infine velocissimo che noi siamo in così onorati di avere come nostro ospite il Dune Club dove si esibiscono esclusivamente autori, cantautori e gruppi di musica veramente selezionata e qualificata, il Dune in via Santissimi, Piazza Santissimi Apostoli a Roma 52. Noi siamo veramente in chiusura. In chiusura finale, facciamo un bella Alleger coreale al 3, 1, 2, 3. Alleger! Alla prossima, Ice News, ciao!